E non c'è niente di vero tra i tuoi ripiani del frigo, e non c'è niente di buono tra le parole che scrivo. Ciao a tutti, io sono Simon, sono un artista di Valdobbiadene, Guia per l'esattezza, e faccio il cantautore. Tutti quanti i tuoi mostri, porti ancora sul collo le carezze di morsi. Come nasce il progetto Simon? Il progetto Simon nasce 3 anni e mezzo fa, oramai. E nasce sul filone, diciamo, di tutta l'esplosione della musica indie che c'è stata negli ultimi 4-5 anni nel panorama italiano. Cominciato così, mi piaceva abbastanza il genere, barra le nuove proposte che stavano uscendo, e quindi con una chitarra, una penna, ho cominciato a scrivere le mie cose. Dopodiché ho sentito l'esigenza di portarle piccolo gradino oltre, ho cominciato ad appassionarmi alla musica elettronica e ho cercato proprio di fondere le due cose, la parte di cantautorato, che è quella che mi ha sempre stimolato moltissimo, è stata probabilmente la musica che ho ascoltato di più fin da quando sono bambino, e più tutta la parte sperimentale, appunto, dell'elettronica, che musicalmente parlando mi piace tantissimo. Siderali, tra galassie ancora ignote, la dottrina del piacere, la teoria dietro alle note. Perché ho deciso di fare questo genere nello specifico? Per una serie di ragioni, in realtà. Come dicevo, mi piace tantissimo la musica d'autore, per cui farei veramente fatica a calarmi in un altro progetto musicale che non fosse quello di scrivere la mia musica, cantare i miei pezzi. Per me quello è fondamentale. Credo che siamo ancorati a una visione forse un pochino vecchia di questo genere di personaggi. In Italia abbiamo una tradizione cantautorale molto, molto forte, molto antica, con dei nomi molto importanti, e non lo so, sembra quasi siamo ancorati a quella tradizione lì. La mia idea è quella di provare a prendere quella tradizione, quel modo di scrivere, e quel modo anche di fare musica, però portarlo in un contesto più attuale, con dei suoni più moderni, che parli proprio ad un pubblico comunque più moderno. E quindi niente, da lì è nata un po' questa idea di prendere la musica elettronica sperimentale e fonderla con la parte più classica, diciamo, appunto, della canzone d'autore, quindi con testi un po' più impegnativi, un po' più ragionati. Quindi questo è il genere che sento più mio, che sento che più si incastra bene con tutte le varie corde artistiche e musicali che mi piace toccare. Allora, i miei progetti futuri. Al momento, più che futuri, sono molto presenti, sono in studio. Al momento sto registrando il mio primo lavoro integrale, diciamo, il mio primo album. Io sono molto affezionato all'idea di album, molto più che all'idea di canzone, all'idea di singole, eccetera. Per cui sto lavorando ad un lavoro unitario, diciamo, di una quarantina di minuti, dove si riesca a cogliere un po' tutto il lavoro di sound che ho fatto nell'ultimo tempo. Per cui quello è il progetto più imminente, diciamo. Verso fine luglio dovrei aver concluso tutta la parte di mix. Pensavo di mandarlo in master poi verso la fine dell'estate, e con la calma, con l'inizio dell'autunno, la nuova annata, eccetera, pensavo di cominciare a portarlo in giro, di suonarlo. Sto nel frattempo cercando un paio di ragazzi con cui proporlo, perché sì, è un qualcosa che nella mia testa si suona molto meglio in più persone, ecco. E quindi questo al momento è il mio progetto più sul breve termine. Quando avrò finito di registrarlo, quando sarà pronto, dovrò pensare come pubblicarlo, con chi pubblicarlo, eccetera, e a quel punto ci saranno nuovi progetti, ci saranno di nuovo i live, che al momento ho pausato un attimino per riuscire a prendermela con un po' più calma, e sarà una nuova avventura, sarà molto figo, non vedo l'ora, davvero. Tutte stelle, lo stato non fa col del male.
Se volete sentire la mia musica mi potete trovare nelle maggiori piattaforme di streaming online, Spotify, Apple Music, oppure mi seguite nel mio account Instagram, in arte Simon, e lì condivido tutti gli ultimi update, le date, le ultime uscite, eccetera, eccetera, eccetera. Mi raccomando, ascoltate la mia musica e ci vediamo. Ciao!